Il più cordiale, ben sintonizzati da San Siro. Buonasera Fulvio. Buonasera Giovanni, buonasera a tutti i radioascoltatori. Intanto Lukic, conclusione con i piedi, si salva Tatarusano, non è finita. Rodriguez prova a allontanare la minaccia e vicino al gol il Torino. Tutto questo al minuto numero 12, la paratissima, perché tale è stata, di Tatarusano, che è riuscito con i piedi a disinnescare il tiro abbastanza intelligente, raso terra, del giocatore Granata. La respinta salva tutto da parte di Tatarusano. C'è Dest che prova la conclusione, il suo destro viene deviato da Milinkovic Savic, un gran volo all'indietro, colpo di reni con pallone che si era alzato dopo la deviazione di un giocatore del Torino, stava per beffare il pur altissimo Milinkovic Savic. Primo corner della partita, sul primo palo non esce Milinkovic Savic, palo pieno e poi sul tapine il portiere a volare in maniera plastica e a controllare il pallone, battuto da Tonali. Il calcio d'angolo a vuoto, i giocatori del Torino, a vuoto anche De Ketelaere, che poi si mette le mani nei capelli, salvato dal palo Milinkovic, poi è De Ketelaere il controllo limite dell'area di rigore, pallone sul sinistro, conclusione messa in angolo da Milinkovic Savic. Scatto di Brahim Diaz, taglia in due la metà campo avversaria, serve Dest, il controllo, siamo al limite dell'area di rigore, serie di finte, Dest, pallone in profondità, Pobega di sinistro e Milinkovic Savic respinge, si tuffa e anticipa De Ketelaere, e questa una buona occasione per il Milan. Va a dettare il passaggio Messias a Calulo, che però preferisce la soluzione Tonali, il capitano del Milan, osserva la disposizione dei compagni, prova il lancio proprio per Messias, interno dell'area di rigore, aggancia con il sinistro e di destro, non riesce a trovare l'angolo alla destra del portiere Milinkovic Savic, il primo pallone che ha toccato Messias, l'ex Crotone, ha sfiorato il gol. Contropiede del Milan con Messias che finisce a terra, attenzione, doppio giallo e finisce la partita di Gigi. È stato sanzionato con il giallo, aveva, si era visto sventolare nel corso del primo tempo, questo è sicuramente una decisione che può cambiare il corso della partita. Dest che parte da destra, ingresso in area di rigore, il sinistro fuori, un tiro radente, voleva centrare l'angolo basso alla sinistra di Milinkovic Savic, secondo la visuale del portiere, questione di centimetri, il pallone è finito sui tabelloni pubblicitari. Tomori, ci sarebbe spazio anche per un cross, così è infatti, chiude però molto bene Singo, pallone allontanato, Teo Hernandez, conclusione deviata in angolo da Milinkovic Savic, il pallone è sbucato tra una serva di gambe, bravo Milinkovic Savic a distendersi alla sua sinistra e a metterlo oltre la linea di fondo. Il pallone è giocato da Singo, pallone in profondità, lo scatto solo tentato da Sek, serie di finte, Sek riesce a far suo il pallone stesso e proprio lo controlla, non c'è in pratica uomo più avanzato, e Singo addirittura adesso, Sek prova a servirlo, a vuoto Linetti, e qui potenzialmente il Torino ha avuto l'opportunità di battere a rete da due passi, non è andato alla conclusione convinto Linetti, il pallone gli è passato vicinissimo, Benacer, serie di finte, non arriva però il cross all'interno dell'area di rigore, ci prova adesso di sinistro, Dest, limite, poi De Ketelaere, conclusione, la respinta di Milinkovic Savic, il pallone giocato da Messias, si prosegue, siamo arrivati al 51esimo minuto e 20esimo secondo, Torino in contropiede adesso, Sek gioca il pallone, l'ultimo dei tempi regolamentari. Milan e Torino 0-0, ancora una volta il Prato di San Siro deve ospitare a 24 ore di distanza un tempo supplementare, due tempi però devo dire che se l'è guadagnata, se l'è guadagnato questo supplementare il Torino, ecco, senza, con uomo in meno, con grande generosità, con compattezza, ha lottato su ogni palla, prova lo stacco Giroud, pallone per Leao, lo controlla, prova il destro al giro, il pallone passa incredibilmente davanti a tre uomini, nessuno è stato in grado di spingere alle spalle del portiere Milinkovic Savic, si resta sullo 0-0, c'è spazio adesso per Rafa Leao, su di lui Lukic che riesce a rallentarne la corsa, poi però favorito ancora dal rimpallo Rafa Leao, il pallone in profondità, prova a farsi vedere, conclusione, la respinta a pugni uniti ad opera di Milinkovic Savic, Dest ci prova dalla distanza, conclusione, smanaccia e riesce ad allontanare la minaccia Milinkovic Savic, di Sek che al limite dell'area di rigore prova a dare il pallone a Linetti, conclusione alta ancora una volta vicino al gol del vantaggio, arriva con irridente facilità a tentare la conclusione in porta la formazione granata, ancora una volta merito questo dell'impronta che appunto con cui ha
plasmato, passatemi il termine, la sua squadra Juric, ma è un Milan troppo disinvolto in fase di contenimento, e quindi il Toro può adesso anche crederci. Cross di Rafael Leão, colpo di testa di Buongiorno nella zona in cui opera ancora De Ketelaere, sempre di testa, pallone messo a terra da Rafael Leão, poi Giroud e la si oppone in qualche modo Milinkovic Savic, Rafael Leão tira alto, Rafael Leão si è lanciato, ha tagliato in diagonale la metà campo avversaria, non è stato preciso, fuori Messias, tentativo di servizio per Tonali, ma è secca, abilissimo in fase difensiva a far suo il pallone, lancia ad Opo, poi il tentativo di scatto proprio per Bayeye, il giocatore nuovo entrato, c'è una buona opportunità, può entrare all'interno dell'area di rigore, il passaggio ad Opo, il gol del Torino al nono minuto, il vantaggio segnato da ad Opo con un'azione da contropiede perfetto, il Torino ha castigato il Milan in 10 contro 11, tutto questo al nono minuto del secondo tempo supplementare, Torino in vantaggio, Bayeye uomo assist, ad Opo è andato a chiudere, bravissimo, il lancio. E nel calcio questo succede, un Milan arrogante, presuntuoso, che si è dimenticato completamente della fase difensiva. È vero che sei in superiorità numerica, ma almeno un paio di difensori, un paio di giocatori a difendere devi averlo. In tre passaggi il Torino è andato in porta, ad Opo è riuscito a mettere in mezzo una palla meravigliosa per Adopo, Bayeye è l'uomo assist e Adopo ha chiuso l'azione, in tre passaggi è riuscito ad andare in porta, devo dire ineccepibile, nulla da dire, perché anche in precedenza il Torino era arrivato a colpire due volte dal limite dell'area, evidentemente il Milan era posizionato a trovare. Gol di sinistro di Adopo, adesso Bayeye viene complimentato tanto quanto l'uomo che ha messo il pallone stesso alle spalle del portiere avversario. Come dire, fino al momento i cambi del Torino stanno decidendo questa sfida. Stanno decidendo questa partita, i cambi del Torino. Ma non è finita, perché il Milan ci prova, undicesimo minuto, prova a allargare il gioco con Rafael Leão, su di lui Bayeye, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, grande mischia davanti al portiere, poi arriva Calabria che viene contrato al momento decisivo. Pallone allontanato sempre alle parti di Calabria, di testa Bennacer, c'è spazio per Teo Hernandez, il tiro in qualche modo lo devia Schurz, pallone che non va in calcio d'angolo perché è Tomori a farlo suo, lo scambia con Rafael Leão, cross del portoghese a vuoto, il portiere con Giroud che riesce a coordinarsi, poi il muro granata allontana la minaccia, Milinkovic Savic non ha trattenuto, il tentativo della formazione milanista parte da Bennacer, lo scambio con Giroud, non si chiude il triangolo, Rafael Leão, tentativo di servizio con Calabria, tiro e ancora una volta Milinkovic Savic, più da portiere di pallavolo, da giocatore di pallavolo in vaga, che ha fatto una parata un po' strana, praticamente un po' col corpo, un po' con la mano, poi con la mano l'ha messa praticamente oltre la traversa, il calcio d'angolo, però c'è sempre adesso il possesso palla in milanista con una rimessa laterale, ma sarebbe scaduto anche il 17° minuto, la rimessa da parte del giocatore Calabria, poi il cross di Bennacer, pallone che arriva dalle parti di Rafa Leão, serie di finte, cross all'interno dell'area di rigore, allontanata la minaccia di testa da Schurz, ci prova Hernandez, il pallone è sul fondo, è finita. Toro è qualificato per i quarti di finale, decisivo un gol di Adopo. Veloce commento per ciò che riguarda questa partita, guarda, che si è conclusa proprio all'ultima battuta. Bisogna essere obiettivi, per quello che abbiamo visto in campo, per l'inferiorità numerica, penso che sia una qualificazione meritata. Il Milan deve interrogarsi sugli errori che ha commesso, sugli errori difensivi, sulle praterie che ha concesso in superiorità numerica. Il Toro ha giocato col cuore, ha lottato col cuore. Il Milan, oltre ai due gol presi con la Roma domenica, si deve anche interrogare sul gol preso questa sera. Decisivo l'assist di Bayeye e il gol di sinistro in cola contropiede, così l'abbiamo definita. È un'eliminazione inaspettata, possiamo dircelo, per quello che abbiamo visto. Ora il Torino attende la vincente di Fiorentina-Sampdoria. Milan 0, Torino 1. Grazie per l'assistenza tecnica Daniele Bulgarini, a Gioele Campagna, da Fulvio Colovati. Grazie a te Giovanni, grazie a tutti voi. E da Giovanni Scaramuzzino, il più cordiale grazie per essere stati con noi. E linea che torna nuovamente agli studi di Roma.